Buonasera dalla Casa dell'Energia, nuova puntata di Nero su Bianco, torniamo a parlare di eh, sicurezza, eh, partiamo dal fatto di questa ondata di furti che si registra da qualche mese, una recrudescenza che c'è stata anche nelle ultime settimane, rivedremo anche alcuni di questi furti o tentati furti che si sono registrati, ma questo ci dà solo così il, il là per appunto parlare di, eh, di sicurezza, di percezione di sicurezza, del decreto sicurezza, insomma tutti i temi collegati, anche quelli inerenti il decoro, che comunque è un aspetto tutto sommato legato al concetto di eh, sicurezza e anche da come magari certi quartieri vengono eh, presentati, ad esempio l'osservatorio Demos. Che, è sempre da anni molto puntuale anche nel fare proposte nel presentare idee per la città, ha voluto proprio dire la sua eh, su eh, Saione. Allora, abbiamo con noi eh, Filippo Moneti, poi ci raggiungerà anche appunto, un altro rappresentante eh, dell'osservatorio. Allora, Filippo, eh, perché questa riflessione? Che cosa volevate dire con questo messaggio? Eh, con questa riflessione viene analizzato un attimino le criticità e eh, esplose in positivo, in realtà eh, da anni mh, si sta verificando diciamo, una negativizzazione del quartiere rispetto a eh, politiche e anche annunci eh, del tipo dell'esercito Assaione che portano poi a un deprezzamento degli immobili a non valorizzare la zona, che è una zona ad oggi eh, che offre dei servizi che altre zone non hanno. quindi... L'osservatorio si propone come, come esito diciamo, rispetto all'articolo eh, l'implementazione delle relazioni e la positività delle relazioni che possono esserci in un quartiere multietnico eh, che ha richiesto questo, quindi ha richiesto proprio un investimento non solo economico ma umano sul capitale umano presente nel quartiere perché se non eh, le persone che abitano il quartiere e non condividono le problematiche e le soluzioni non ci sarà mai un'integrazione vera, neanche un'inclusione oggettiva nei fatti. Voi dite che il quartiere è un quartiere molto vitale e eh, quello che accade a Saione viene più enfatizzato rispetto magari a stessi fenomeni che sì. capitano in altre parti, in altre zone. Sì, questo può essere visto in più valenze, ovvero la valenza che Saione può essere, <ride> possa essere anche uno specchietto un po' per le allodole rispetto a eh, centralizzare l'attenzione su un, un quartiere eh, con finalità più o meno varie nel senso e togliere l'attenzione su altre cose, primo aspetto. Il secondo aspetto è che in realtà il Quadro di Saione non merita, per la posizione che ha e diciamo anche per la viabilità, per eh, i servizi e tutto, una, un trattamento del genere perché ad oggi. Eh, non ha un, eh, il valore economico della zona è depreciato e le possibilità che ha sono molto maggiori rispetto ad altri quartieri, senza fare nomi, insomma, quindi eh, asili, scuole, farmacie, supermercati eh, e eh, la, la possibilità di vivere a passo zero la vita, quindi eh, si parla sempre di, di vicinanza, di. Eh, diciamo anche rispetto all'agricoltura no? diciamo, eh, nessun tipo di interlocuzione rispetto al prodotto e, e diciamo il, il supermercato Sta uguale, io vivo a Saione e direttamente scendo le scale ho il panificio, ho la farmacia ho la scuola, ho una, una serie di servizi che altri quartieri non hanno quindi è una scelta vivere a Saione e dovrebbe essere diciamo, anche esplosa eh, questo, questo, questa visione rispetto anche alle politiche e l'amministrazione comunale insomma bene un bel uh, belle impressioni per la nostra puntata eh, andiamo in un altro quartiere dove eh, si sono fatti vivi i cosiddetti ladri acrobati un quartiere dove invece sicuramente le abitazioni sì. costano di più di Saione che il quartiere Giotto vediamo Stesso modus operandi, malviventi per entrare in azione attendono il calarra del sole, poi si arrampicano lungo delle grondaie, dei tubi del metano, come in questo caso per fare irruzione all'interno di eh, un appartamento e svaligiarlo. L'ultimo colpo è stato messo a segno in zona Giotto ad Arezzo, ci troviamo in via Cimabue dove, nel tardo pomeriggio di mercoledì, un cittadino si è trovato faccia a faccia con il ladro. Il proprietario era nello studio, dalla parte della piazza, e, la, e lui è salito di qui, il ladro è salito di qui, ha spinto la, fine, era la finestra, la, la sietanda era su, non era tirata luce, giù, eh? e la luce è spenta perché lui era di là, e quindi l'ha trovato lì perché ha sentito spingere la porta, il finestrone. È arrivato qua, c'era il ladro, e, e con due salti è arrivato giù. Il ladro acrobata si è dato così alla fuga, approfittando dell'oscurità. Lo stesso appartamento era già finito nelle mire dei malviventi alcuni anni fa. In quel caso i banditi però erano riusciti ad entrare dentro l'appartamento e portare così via alcuni oggetti di valore. Su quest'ultimo episodio sta indagando la Polizia di Stato. Nei mesi scorsi, sempre nella stessa zona, si erano consumati anche altri furti. Episodi che avevano così fatto accrescere la preoccupazione dei residenti del quartiere alle porte del centro storico Aretino. Non entrano dalle porte, entrano da... si arrampicano. Siamo terrorizzati. Che vede, qui salgano benissimo, vede, c'è lo scalino. Qua hanno tentato ma c'aveva l'allarme. Si vive male. Se vede male, dice questa signora, salutiamo David Faltoni che ci aiuterà nel, in queste nostre riflessioni, il consigliere della Lega egiziano Andreani. Buonasera. E poi ritroviamo Antonio Gibelli del Sindacato Autonomo di Polizia. Buonasera. Marco Paolucci, Oxfam Italia. Buonasera. Buonasera. Allora, e vado da Antonio Gibelli eh, perché effettivamente la sensazione, perché tu non passa quasi giorno che non dobbiamo raccontare eh, di, purtroppo di qualche nuovo furto, eh, poi vedremo anche il mondo del commercio colpito negli ultimi giorni, c'è una recrudescenza di questo tipo di, di episodi e come si può spiegare? Ma, eh, sicuramente, sicuramente negli ultimi mesi sono state centinaia potrei dire gli interventi fatti per quanto riguarda la polizia di stato sicuramente anche i carabinieri avranno fatto la stessa cosa purtroppo <coughs> è stata fatta dell'attività anche grazie all'attività di prevenzione sono stati fatti degli arresti anche eh, di ladri eh, purtroppo manca a mio avviso un'attività investigativa, non perché manchi la volontà ma perché manca il personale. Attualmente la squadra mobile è subissata di attività delegata dall'autorità giudiziaria ed inoltre non ha il personale sufficiente per svolgere attività di iniziativa, perché sicuramente tutti questi episodi sono il frutto di attività di 3-4 bande che operano nel territorio retino e basterebbe sicuramente poco, c'è cioè la, diciamo, la, la volontà, c'è cioè sicuramente, ci sono le conoscenze, le, le abilità professionali per, per fare questo, purtroppo manca, manca il tempo, mancano le risorse, quindi eh, è sempre il solito discorso, se, eh, se non si investe nel, 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 nel trovare queste risorse umane anche a livello locale è chiaro che i problemi non, non potranno avere una, una soluzione, almeno a breve termine. Per rispondere a qualcuno che farà questa domanda, eh, la sensazione è che sia alla vita italiana o straniera? Ma, eh, guardi, noi abbiamo, anch'io personalmente, abbiamo operato anche ne, con soggetti italiani, tossicodipendenti ad esempio, che ancora nonostante l'età abbastanza avanzata, diciamo così, però come sono rimasti tutti i cinquantenni, insomma, ecco, quelli classici degli anni 70, insomma, i miei coetanei, diciamo, in Anima. E, però più che altro, almeno dalle segnalazioni che abbiamo noi, che riceviamo noi in loco quando ci sono stati dei contatti anche con i cittadini, parlano comunque di persone con accenti dell'est europeo. Poi va visto anche se effettivamente eh, sono sensazioni o sono anche a volte eh, dichiarazioni che fanno le stesse, gli stessi autori dei reati per sviare anche l'attività di indagine. Quindi, insomma, eh, però ecco mh, per quanto mi riguarda l'attività maggiore viene svolta dalla criminalità dell'est europeo sicuramente per, questo tipo, di per questo tipo di reati certi furti in abitazione sì. comunque ci sono anche dei, dei soggetti appunto tossicodipendenti a retini eh, DOC che ancora lavorano in questo, in questo ambiente sicuramente Giziano Adriani, ecco questo del, del, del personale... Eh, wow di là insomma di quelli che sono stati anche gli, gli annunci sembra rimanere poi sentiremo col, come sta andando anche l'organizzazione con il nuovo questore però effettivamente che ci sia un problema di, 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 di mancanza di personale eh, ecco, è, è una realtà abbastanza consolidata eh, si può spiegare solo così o si può spiegare anche con altri motivi anche questo tipo di criminalità ma innanzitutto <coughs> il governo attuale ha già uh, distribuito nei vari territori diverse, diverse persone nuove, quindi diversi agenti, quindi per rafforzare un attimino quelle che sono le situazioni locali. Anche ad Arezzo sono arrivati diversi agenti nuovi, quindi soprattutto uh, si è rinnovato, ringiovanito un attimino quello che è l'arco del, delle persone in modo che possano agire un attimo di più. È stato fatto anche, Sono stati dati quasi 40 eh, milioni di euro per pagare gli straordinari, quindi ci sono delle dell'incentivazione naturalmente dei stimoli perché naturalmente per agire e per contrastare un attimino tutti questi che sono dei fenomeni. Fenomeni che purtroppo nascono da situazioni pregresse e mi dispiace sempre dirlo, ma da chi non ha saputo eh, porre dei freni e soprattutto selezionare l'arrivo delle persone, perché questo è fondamentale. Se riusciamo a selezionare l'arrivo riusciamo a risolvere tanti problemi. Se prendiamo tutti quelli che invece sbarcano arrivano diventano dei grossi problemi perché non sappiamo chi sono, non sappiamo per quale motivo vengono qui, non sappiamo quello che hanno nel nei loro paesi di origine e questo direi fondamentale. Mettere un attimo in un freno e questo governo nonostante naturalmente che nell'ambito della sinistra si dicesse per, per diversi anni che era impossibile fermare quelli che sono i flussi migratori dal Nord Africa, abbiamo visto che in pochi mesi siamo riusciti praticamente a ridurre del 95%, questo è un dato naturalmente di gennaio 2019, a 200 rotte persone contro i quasi 5.000 che sono arrivati lo scorso anno a gennaio. Quindi è una dimostrazione che abbiamo a cuore quelli che sono i problemi del territorio, che diamo delle soluzioni e le soluzioni non possono essere che naturalmente soluzioni chiare e anche decise a livello governativo. Chiaramente c'è da mettere mano anche a quelle che sono le norme, gli accordi bilaterali con i paesi naturalmente che confinano in modo da poter rimpatriare chi commette reati, ma anche su questo aspetto direi che il nostro il governo si è mosso molto bene e anche noi a livello locale stiamo un attimino portando avanti all'interno dell'amministrazione tutte quelle che sono le sensibilizzazioni, per affrontare anche i problemi di Saione, va ricordato ad esempio che c'è stata l'ordinanza del sindaco per chiudere la galleria dove avveniva spaccio, dove avvenivano naturalmente eh, che si, dro, drogati e quant'altro e questo, questo momento è chiuso quindi piano piano si sta cercando di dare delle risposte certo il problema è acuito negli ultimi anni e non è facile porre naturalmente soluzioni Marco Palucci di Oxfam eh, quindi il problema è che siamo partiti dai furti siamo arrivati al, all'accoglienza e quindi il problema è diciamo di una selezione eh, non eh, idonea eh, proprio sul fronte accoglienza tra l'altro Marco Parucci se ne occupa da tanti anni anche da prima del, dell'incarico in Oxfam ma eh, a costo di sembrare saccente vorrei far notare che tra l'est Europa e l'Italia non c'è il mare per cui gli sbarchi non trattano di persone che vengono dall'est Europa e, e, quindi c'è un elemento già di, di confusione che, che vorrei eh, togliere dal campo e, per quanto riguarda invece, per quanto riguarda invece gli, gli, gli arrivi via mare quindi dal Nord Africa eh, sono stati fermati già mh, da prima del, dell'avvio di questo governo Detto questo, bisognerebbe capire com'è che queste persone oggi stanno in Libia, perché le persone che non arrivano non sono persone che non sono partite dal loro paese, sono persone che sono state rinchiuse in dei campi, in delle prigioni, in delle celle in Libia e che tutti i giorni sono sottoposte a torture, violenze, uccisioni, tratta degli schiavi. Quindi sulla nostra coscienza in questo momento ci sono decine di migliaia di persone che vivono questa condizione. È una responsabilità diffusa tra più governi, però in questo momento il nostro Paese ha questa macchia sulla coscienza. Dopodiché vorrei anche far notare che, che ad Arezzo, soldi, ad Arezzo non arriva nessuno da più di un anno, quindi da ben prima di questo governo. Nonostante questo stop agli arrivi, rimane da affrontare il problema, la questione di come ci muoviamo nei confronti delle persone che sono qua. Noi possiamo decidere di fare un lavoro con queste persone oppure possiamo buttarle per strada, rendere clandestine e fare in modo che prima o poi diventino un problema. Questo è. L'aspetto. Secondo me Demos ha colto molto bene il senso. Il senso è che si può valorizzare, si può fare un buon lavoro, si può costruire integrazione, accoglienza e intercultura, oppure si può abbandonare i quartieri e fare in modo che sorgano dei problemi. E magari si può soffiare anche sul fuoco di questi problemi. In questo momento con il decreto sicurezza questo governo ha deciso di rendere clandestine delle persone per decreto. Ha deciso di mandare per strada delle persone e io mi domando saremo più sicuri o meno sicuri se migliaia di persone saranno per strada senza documenti? La risposta la lascio a voi, dopo la pubblicità. Mentornati alla Casa Energia stiamo parlando di sicurezza ma inevitabilmente anche di immigrazione. Eh, prima di sentire Davide Faltoni un flash sempre con Antonio Gibelli proprio sul decreto sicurezza dal punto di vista di chi si trova sulla strada, sul territorio, mi riferisco ovviamente alle, alle forze di polizia. Certo. Che, che cosa cambia? Beh, eh, operativamente non è cambiato assolutamente niente. Eh, tra l'altro insomma eh, volendo... Eh, diciamo soggiungere qualcosa a quello che ha detto um, Aurora appunto il rappresentante di Oxfam non è che con il decreto sicurezza queste persone ci sono nuove persone che vanno per strada eh, diciamo che le persone per strada ci andavano già anche prima perché eh, chiaramente lo status di rifugiati non può essere riconosciuto che ha un'esigua minoranza almeno fino ad ora è sempre stato così quindi gioco forza dopo tutto il periodo eh, che trascorre per fare le carte, diciamo non fare le domande per il riconoscimento dello status e i ricorsi, perché tutti fanno ricorso, ovviamente in caso di diniego passano quei due anni e mezzo, tre anni dopodiché eh, chiaramente l'assistenza viene a mancare e, e queste persone si ritrovano per strada ma questo indipendentemente dal decreto sicurezza avveniva prima e avverrà anche in futuro sempre che non ci siano delle modifiche normative nei prossimi anni chiaramente eh, poi andrebbe attuata una politica eh, seria riguardo le espulsioni, speriamo che questo avvenga, so che ci sono delle difficoltà di carattere internazionale, eh, andranno fatti dei trattati, immagino, non lo so, eh, tecnicamente. Il problema è che queste espulsioni non sono mai andate in porto né prima e neanche negli ultimi anni, eh, è un problema sicuramente importante dal punto di vista di, del diritto internazionale, anche immagino o di accordi bilaterali con i paesi. Quindi eh, sicuramente sarà questo il grosso scoglio che dovrà affrontare qualsiasi esecutivo, quello attuale o anche eventuali futuri. Insomma. Flash di Andreani. Beh, innanzitutto eh, vorrei rispondere naturalmente al rappresentante di Oxfam, perché il problema è che eh, fino adesso chi ci ha guadagnato sono soprattutto. Le grandi mafie internazionali che sulla gestione di queste persone, sul movimento di queste persone hanno guadagnato fior di miliardi. Non sono dati miei, ma sono dati dell'ONU. Significa che nel dato del, 2000, del 2017 si parla da 3 a 5 miliardi di dollari il quantitativo di risorse che naturalmente le mafie internazionali hanno guadagnato sul flusso di queste persone. Mantenere aperte quelle porte significava farle guadagnare e significava anche dare purtroppo... Delle, in alcune situazioni anche la morte alcuni di loro, perché dobbiamo analizzare un dato, è vero che erano già diminuiti nel 2018, però io, il dato che le ho dato io è di gennaio 2018 e gennaio 2019, quindi abbiamo dato un ulteriore stop a tutti quelli che erano i flussi e quindi abbiamo evitato che tante persone morissero in mare perché questo è, è quello che purtroppo succedeva. E tutto questo viene ancora barattato col discorso che arrivano in Libia, sono trattati in un modo o nell'altro. Innanzitutto bisogna dire che queste persone non sono proprio i poveri africani, perché come disse Jobbe Kovatte, i poveri africani non ce la fanno ad attraversare il, de il deserto. Voglio vedere come fanno i bambini ad attraversare il deserto, voglio vedere come fanno le donne ad attraversare il deserto. E questa è solo una storia, perché naturalmente su questo ci sono le famose ONG che... che Traghettano un attimino. Il problema di tutta questa operazione è che c'era una massa di soldi a disposizione. In Italia nel 2018 sono stati 5 miliardi di euro che sono stati destinati per l'accoglienza. Quindi delle cifre enormi e su questo ci hanno guadagnato anche cooperative, associazioni, associazioni caritatevoli, ma anche privati. Era questo giusto dargli un taglio perché non è, possibile, non è possibile andare avanti, non è possibile accettare chiunque, perché solo il 5% circa... Di quelli che sbarcano avevano il diritto di rifugiati per ragioni di guerra e per ragioni umanitarie. Il resto sono tutte altre cose, quindi non sapendo neanche chi arrivano, tra l'altro dovrebbe sapere molto bene che ci sono stata la tratta delle donne, delle nigeriane e quindi è tutta una serie di problemi. Vorrei che naturalmente si capisse questo qui e fosse chiaro questo aspetto qui. Andiamo non dentro. si può parlare di buonismo all'infinito, bisogna dare delle risposte chiare perché? Perché bisogna tutelare non solo questo paese, ma i cittadini che vivono in questo paese devono essere tutelati, tutti quanti sta sorridendo sì, perché, eh, anche sul punto però di. Eh, Signora, sì, ora cerco di ripercorrere tutto. Che eravamo partiti dall'est però. Non vorrei aggiungere più di tanto a questa retorica eh, di questa destra xenofoba razzista. Eh, priva di io non ho mai parlato Beh, di razza si renda conto che l'unico eh, razzista che ha parlato stasera è lei perché lei che riconosce il razza io non ho mai parlato di razza, il nostro partito non ha mai parlato di razza quindi questo modo di fare questa molto retorica, retorica è allucinante il razzista è lei, anzi razzista è che tinta lei razzista queste cifre campate in aria che non hanno nessun senso non sono campate in aria si informi e si documenti prima di dire che sono campate in aria perché sono dati dell'ONU detto io. ho, so, ho però, avuto però ho avuto una pazienza a sopportare eh, che facciamolo, che dopo mi dopo facciamolo parlare. facciamolo parlare. No. Ok? ma ascolti, che forse se riesce a capire qualcosa riuscirà a capire cosa vuol dire. Eh, più di eh, barrile, non lo so, ma ascolti, ma io l'ho l'ho dovuto ascoltare, ma pensa che è un piacere ascoltarla quel che dice. No, lo so. Allora, quindi, detto questo, io vorrei tornare alla questione Ecco, tra le altre cose, ha detto chiarezza. È arrivato tanti agenti. Ci dica perlomeno a quale corpo li avete assegnati? Dove sono? È arrivati 40 milioni per, per gli straordinari. Come sono? sono arrivati questi agenti? Eh, sì, Cos'è? Il, il problema è che sì, si è sono messi 8 da okay. novembre dell'anno scorso no il problema è che ne sono andati in Quanti pensione andati in 20, pensione? Eh, sì, 20. In vabbè, pensione. ma questo purtroppo eh, però allora dipende dal turnover del questa è la retorica del... che... dell'attuale eh. governo che quindi fa tutto fino, fa tutto fino tanto, a tanto, giugno 2016 tanto fino, Andreani presto a, a, me quello, a me dispiace ma stiamo andando a sbattere quindi sotto un profilo economico quindi prima un po' questo giochino di distrarre l'attenzione con questi aspetti quindi i neri non arrivano più e non sbarcano più. Ora fra un po' si dovrà parlare dell'economia perché mi sembra anche questo mese si è perso un altro 5-6% di produzione e questo chiaramente prima o poi ci si arriva, la gente aprirà l'occhio e se ne renderà conto. Io quello che vorrei dire all'argomento di questa puntata che sono questa recrudescenza dei furti, vorrei richiamare l'attenzione su quello che ha, giust che ha detto molto giustamente il funzionario pubblico eh, di polizia, il fatto che non c'è un'intelligence. No, 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 è un, è un sindacalista, no, sindacali, no, sindacali, no, sindacali, no. diciamo. Vabbè, so, è un agente di polizia vabbè. del SAP. <ride> Mi piace vabbè, che appa forse appartiene alla polizia o no? Appartiene alla polizia? Sì, sì, sì. Allora, quando lui ha detto che giustamente non viene fatto un lavoro di intelligence, di prevenzione e io vorrei richiamare l'attenzione su alcuni fatti che sono successi in questi giorni vedi alcune aziende ora faretine che sono sotto indagine, sono state sottoposte a sequestro e vorrei richiamare l'attenzione su un fatto i ladri d'appartamento vanno solo ed esclusivamente, prevalentemente a cercare l'oro non vanno a cercare altri oggetti io ho l'esperienza di persone che conosco, ma io stesso ho avuto i ladri, sono, cercano solo ed esclusivamente l'oro e non cerca, e magari dentro la casa ci sono oggetti di, di valore molto più importante, non li toccano. Ecco, ci dobbiamo fare una domanda. Perché questo? Eh, perché ragazzi, perché abbiamo visto le vicende recenti, perché ci sono gli aretini, quindi gli italiani, che si prestano eh, a ricettare questo metallo, a fonderlo, a rimetterlo nei circuiti. E quindi io ribadisco, condanno e, e, e mi auguro che non ci siano furti negli appartamenti, però vorrei richiamare l'attenzione su tutto, perché eh, questo modo di strumentalizzare questo fenomeno, che c'è sempre stato, e quindi dire che i ladri, eh, dire che i ladri, ora questo io devo fare anche una critica all'appartenente alla polizia, mi dispiace sentir dire eh, i drogati o i tossicodipendenti, e io faccio l'avvocato e anche di recente ho seguito dei ladri che sono italiani, che non sono tossicodipendenti, che erano degli imprenditori caduti in disgrazia che hanno pensato bene, visto che non avevano nulla da perdere, di mettersi a fare ladri d'appartamento. Quindi io starei molto attento a dire chi sono i ladri d'appartamento, perché i ladri d'appartamento... No, 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 ma, ne, ma nemmeno quelli dell'Est, cioè io credo che i ladri d'appartamento, eh, non, non credo che esista una statistica perché la maggior parte dei ladri d'appartamento non vengono presi, quindi è molto difficile sapere quanti sono italiani, quanti sono dell'Est, quanti possono essere di altre regioni e soprattutto io credo che sarebbe molto interessante sapere quanti sono gli italiani eh, che si prestano poi a collaborare quindi nella ricettazione, in tutte quelle attività, perché uno può rubare qualunque cosa, ma se non trova da ricollocarla nel mercato eh, non ci va a rubare perché cosa se ne fa. Okay? Quindi un conto sono i furti che ci possono essere nei supermercati eh, di genere alimentare o d'abbigliamento, ma soprattutto i furti d'appartamento se non c'è a monte tutta un'attività. Di supporto, non, non ci sarebbe motivo di farli. Allora chiediamoci invece che continuare a sparare sui disgraziati, su chi già ha mille problemi, e poi, soprattutto, facciamola finita con questo e gli sbarchi, i flussi migratori con i furti, perché i furti <coughs> ci sono sempre stati, forse negli anni passati erano ancora molto più importanti di ora e quindi io credo che sia un fenomeno da combattere, ma ripeto, si combatte non eh, con le parole, non con la retorica, e soprattutto quello che è brutto che si strumentalizzi a fini politici, quindi si crea l'insicurezza, la paura per poter poi eh, acquisire voti e portare la gente dalla sua parte, come ha fatto d'altronde questa giunta che ha fatto i cartelli ha fatto i cartelli con, le, con tutte le persone, con tutti i delinquenti, che poi è riuscita a questi cartelli, a farli diventare delle vere e proprie, da sagome, a farli diventare molte volte persone esalme. Okay? Quindi questo è il risultato di questa giunta, che si vanta di aver chiuso le gallerie. Eh, io credo che in una città le gallerie dovrebbero stare aperte, dovrebbero essere aperte, tranquille, sicure e non chiuse, perché quando le chiudi hai fallito. Caro Andreani, quindi non è un risultato. Avete fallito, perché la città è più insicura, è percepita molto più insicura, la gente ha molta più paura, te l'ha detto chi abita a Saione, quindi sa bene con tutta questa storia di Saione, la delinquenza, tutta questa storia. Io conosco gente che ci sta, io stesso ci passo, io non sono mai riuscito a trovare, a vedere tutti questi problemi, tutta questa paura, tutto questo terrore che invece viene fatto da chi evidentemente vuole strumentalizzare la paura a fini politici, a fini di controllo sociale e mi auguro, ripeto, per, soprattutto per buttare il fumo negli occhi perché l'economia sta veramente sprofondando, questo paese sta tracollando da un punto di vista economico e quindi prima o poi si vedrà e poi a quel punto la gente capirà che eh, tutto il fumo negli occhi che gli è stato buttato e non, non serve a niente perché quando fra poco avremo l'IVA al 26, avremo tasse da pagare che ci passerà la voglia, eh, la gente si renderà anche conto, ci oh, passerà anche la voglia diciamo, di questo tipo di mm, strumentalizzazione di essere utilizzata in questo modo. Non so, dopo rispondiamo, dopo rispondiamo. Non solo loro perché eh, hanno fatto gola qualcuno anche gli occhiali. Vediamo un attimo. Assalto alle prime luci dell'alba della scorsa domenica in pieno centro storico a Retino, un colpo da circa 50.000 euro in un negozio di ottica. Il bandito o i banditi hanno prima a mano messo la serratura della porta del negozio che si trova nella parte alta di Corso Italia senza toccare però la vetrina non lasciando così segni evidenti del proprio passaggio. Una volta dentro hanno fatto razia di occhiali da sole griffati, circa 200 quelli che sono riusciti a portare via. I proprietari hanno fatto la mara scoperta solamente questa mattina. Il lunedì è infatti il giorno di chiusura. Ho trovato la porta la serratura appoggiata, metto la chiave e cade in terra. E ho alzato lo sguardo e il negozio è vuoto, come vedete gli occhiali da sole non ci sono più. E ho guardato dall'applicazione che abbiamo l'allarme collegata, domenica mattina alle 6.15 hanno disattivato l'allarme in qualche modo, hanno bloccato l'allarme e sono entrati, hanno portato via le occhiaie da sole, quelli esposti nei cassetti l'hanno lasciati qui. E sono, sono usciti e hanno rimesso la serratura nella porta per far sembrare che il negozio fosse chiuso e fine. Per poter agire indisturbati, i malviventi hanno anche messo fuori uso il sistema di allarme e disattivato le telecamere interne. Il sensore alla porta dell'allarme l'hanno portato via: hanno strappato la telecamera che fa le riprese ed è collegato anche con, con l'allarme, per cui posso visionare da casa, insomma. Sapevano come, cosa dovevano fare. I professionisti non erano, sì, non erano sprovveduti. Sul posto la polizia di Stato per raccogliere le prove ed iniziare così la caccia ai responsabili. La squadra mobile della questura di Arezzo sta portando avanti le indagini. Al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza della zona. Neanche in piano centro storico ci si può Neanche sentire in più. Centro Storico, di... assolutamente. Io ne rimango veramente, non me l'aspettavo. Di nuovo insieme a Nagosto Bianco, allora c'erano due repliche, cominciamo da Marco Paolucci. Sì, ma è quello che mi colpisce è, è che eh, a volte si tende a, a dimenticare che le persone che non arrivano in Italia, quando si dice a, abbiamo salvato delle vite impedendogli di partire, stanno morendo in Libia. Cioè abbiate il coraggio di fare conti con questa realtà, ditelo, ditelo che non vi dispiace, se non vi dispiace oppure facciamo qualcosa perché questo non accada più, perché le persone stanno morendo in Libia, non è che se non le vediamo affogare sotto i nostri occhi quelle persone sono vive e noi siamo a posto, no c'è un problema, detto questo le donne con i bambini purtroppo invece lo attraversano il deserto, anzi io la inviterei a incontrarne alcune di queste persone, di donne vittime di tratta scappate o di madri con le figlie scappate da Al-Qaeda, per esempio, okay? che ha delle anche in Africa, per esempio, e che uccide famiglie intere, villaggi interi, queste persone scappano. Ok? Scappano scappano, scappano e se non noi ricordo, non li accogliamo non muoiono. che sono tutti, abbia pazienza. Allora, I dati li vede anche lei, dovrebbe conoscere meglio Io vita. non interrompo nessuno, per no, favore. No, okay. I dati li conosciamo tutti. Queste persone scappano. Quando scappano noi non sappiamo chi sono, arrivano in Italia e cerchiamo di capire la loro storia e perché sono scappati e se hanno o meno diritto di avere una protezione. C'è cioè una commissione apposta che gestisce il governo okay? e questa commissione poi valuta, ma finché scappano e chiedono asilo, impedirgli di chiedere asilo è una gravissima violazione. Okay? Lei non può dire che le donne e i bambini non scappano perché ne avete imprigionate alcune nelle navi, per esempio recentemente. Ho fatto un po' di cronaca, mi sembra che forse tutti lo, lo conosciamo. Quindi. Non si può negare anche proprio l'evidenza. Eh, prima si, si diceva che eh, è, il, è il normale iter giuridico che poi li porta per strada. Ecco, non è vero. Oggi il governo ha abolito una forma di protezione, l'umanitaria, che forse per un lapsus ha anche citato eh, Andreani. Ecco, è stata abolita. Vuol dire proprio che una madre con una bambina malata arriva in Italia e non ha più quella forma di protezione per poter avere un documento, che cosa vuol dire? Che diventa clandestina, non ha diritto a cure, non ha diritto a nulla, e va in strada. Quindi c'è un problema umanitario e un problema di ordine pubblico. Io non, non voglio dirvi quale dei due è più importante, scegliete voi, ma almeno uno dei due affrontatelo. Tra sì, l'altro rispondiamo, e abbiamo visto però anche in realtà, come l'ultimo fatto degli occhiali, che sembra essere una criminalità un po' diversa ovviamente, non questa magari legata a chi vive ai margini. Comunque, prego. Allora, innanzitutto Grazie. volevo rispondere perché sicuramente all'idea è un po' confusa glielo dico perché prima mi dice che problemi a Saione non ci sono, se problemi non ci sono a Saione vuol dire che noi non abbiamo fallito, vuol dire che il problema non esiste e questa giunta ha fatto bene. Quindi i casi sono due, o ci sono problemi non ci sono, non o non ci sono problemi. non ci sono problemi. Ci sono innanzitutto neanche 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 chiarisca, no, si non chiarisca le idee perché no, altrimenti no, no, per diventa, non diventa non difficile criticare questa amministrazione per la percezione, per l'insicurezza che c'è quando mi dice che a Saione non ci sono problemi. Insomma, non si non si sono chiarisca sono uno morti delle due. morto nessuno? Ma non è più che alla standard stand sono morti... Eh, Lo prende... sa quanti sono morti. La caserma qui è morto scusi, ma... non è morto. Parliamo, parliamo di, di cose completamente diverse, ah, no, Par quelle, parliamo quelle di, no, di gente. Ce certo, certo, no. ma parliamo di due cose diverse. Ma che sono cos è persone... è da, Allora scusi, ma... se parliamo di, di un problema va bene. Ma Poi ma se, se lei puoi divagare. Lei che dice delle cose che non, hanno... ah, non lo so io. Se, se parlare dell'IVA in questo momento qui, qualcuno diceva che già quest'anno faceva delle profezie catastrofiche. Mi scusi, faceva delle profezie strata catastrofiche per quanto riguarda la finanziaria del 2019, poi queste non sono avvenute. Lei sta facendo delle profezie catastrofiche sul futuro che probabilmente non arriveranno, ma è un problema suo mentale, non è che ci posso fare, non ci posso risolvere io i suoi problemi, se li deve risolvere da sé. Deve chiarirsi però, come dicevo prima, se questa giunta ha fatto grazie, bene guarda. o non ha fatto bene, perché altrimenti, perché altrimenti se no bisogna, bisogna che lo dica. Bisogna, No, no, noi non ci voglio pensare, sono suoi eh, e no, quindi se, fatti, le, se lei... le risolve. E quindi vedremo naturalmente. E provi a risolvere ve... i suoi. Ma... Cioè io me, risolve, io me li sto risolvendo. innanzitutto io allora, questo... questo... faccia le cure che vuole. No, no, certo, no, ma, cioè, certo, io certo. Forse, lui visto che è un consigliere, vi chiederei perché un assessore... Eh, sì, abbiamo un assessore diciamo part-time. Che... Che, che chiaramente Ancora, si divide Cosa tra... c'entrano gli assessori? Eh, no, ora, cosa chiedo, c'entra cosa se questo? Chieda, se se, se le le vuole fare, no, lei vuol fare no, glielo no, chieda no, direttamente no, no, all'assessore so, innanzitutto eh. Poi, volevo rispondere quindi volevo rispondere, innanzitutto volevo ricordare eh. in questo caso anche alcuni dati dell'APM non è che non facciamo niente non è che questo, in questa, questa giunta non ha fatto niente questa amministrazione si è messa tranquillamente volevo ricordare semplicemente che i servizi antidegrado nel 2018 sono stati 671 contro i 107 del 2015 dati che lei, naturalmente, può andare a vedere se vuole, eh, non c'è nessun problema. Poi ci sono stati per la prima volta in questa città abbiamo, eh, dalla nostra amministrazione si è iniziato a fare delle iniziative interforze dove hanno partecipato più forze di polizia, carabinieri, eh, polizia, polizia locale e quant'altro. Bene, nel 2010 sono stati 10, nel 2018 sono state 29, e poi un attimino le, quelle che sono state le notifiche di reato, le notifiche di reato della polizia locale naturalmente nel 2018 sono state 223 contro le 127 del 2015, quindi dire che questa amministrazione ha fallito, dire che questa amministrazione non ha fatto niente, glielo, lascio, glielo dico so, gli rispondo solo con i numeri l'altra cosa che naturalmente volevo eh, rispondere un attimo a, al, a Paolucci, naturalmente per quanto riguarda le, mh, il discorso dei permessi per, per ragioni umanitarie, non è che sono stati tolti del tutto, sono con il decreto sicurezza sono passati da due anni a un anno. Quindi direi anche questo lei ha detto in esattezza, non è che sono stati tolti, sono stati da due, anno, da due anni, anni a un anno. Lo legga il decreto sicurezza. Eh, è stata abolita. Ma pensate che si è parlato delle forme di protezione lo lega. Lo lega, ma la protezione bene. umanitaria. Se lei mi trova la protezione umanitaria sul certo. decreto poi ne parliamo, ma non c'è perché è stata abolita. È permesso di soggiorno umanitario. E quindi, dove rientra naturalmente per ragioni di salute è dato. Da due anni è stata spostata un anno. Se lo rilegga e... fa bene, Vabbè. se lo legga lei. Eh, Siccome si ha parlato della chiusura delle gallerie, eh, è stata una buona cosa dal, dal punto di vista vostro, visto che soprattutto lì a Campo di Marte, effettivamente, eh, era uno dei punti eh, così, certo. un po' oscuri. No? Cosa accadeva lì? Mm. Ma È positiva sicuramente per chi abitava, lavorava, eh, aveva residenza o comunque attività lavorative lì. Eh, chiaramente non ha contribuito a ridurre il fenomeno eh, dell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, che eh, però mh, volendo ricollegarsi a quanto diceva prima eh, Faltoni, si chiama, sì. mi sembra. Innanzitutto ho scoperto che la vocazione aretina alla lavorazione dell'oro è la causa dei furti, mi sembra veramente un'interpretazione un, un po' originale del fenomeno. Comunque, eh, beh, insomma, no, eh, io ho capito così. Però purtroppo, riferendomi a, che lei, riferendomi a quello che lei ha detto, purtroppo ci sono i numeri che sono impietosi, i numeri sono impietosi, cioè noi, eh, la nostra attività, il 70% della nostra attività viene fatta in riferimento a soggetti che provengono da determinate aree geografiche che non sono italiane. Come ho detto prima ci sono ancora dei tossicodipendenti retini che lavorano e questo l'ho detto in ragione dell'attività che anch'io personalmente faccio perché purtroppo a tutt'oggi vengono ancora pizzicati e io stesso l'ho pizzicato più di una volta. E comunque c'è anche una statistica del lavoro d'ufficio, non parlo solamente delle mie attività personali ovviamente. Eh, poi per quanto riguarda il discorso migratorio, chiaramente ci sono determinati tipi di attività criminali che attualmente sono gestiti da gente che è venuta qui richiedendo eh, le, i motivi umanitari, richiedendo eh, lo status di rifugiato e quant'altro. Quindi non è che si vuole criminalizzare nessuno, però è un dato di fatto che attualmente al Pionta ci sia eh, l'attività di spazio che è gestita dai nigeriani, cioè, poi ci saranno anche altre persone che lo fanno, ci sono anche i nordafricani, so, per carità, però noi statisticamente dobbiamo considerare questo, questo dato, non le impressioni o non che si vuole che... criminalizzare. Ma la comprano gli aretini sicuramente? Ma che discorsi sono? Ma è come dire allora che, allora, che cosa vuol dire? La comprano gli aretini, però eh, in Italia è sanzionato penalmente lo spaccio, non l'acquisto della sostanza stupefacente. Lei sicuramente. Forse è un problema, è, appunto. Quindi. Si sta risolvendo i problemi, ma va bene, ma, si... ma, ma, non è, ma, ma il, il problema del consumo delle sostanze stupefacenti non è un problema che ha creato il governo attuale o il governo di Renzi o il governo di Berlusconi, è un problema che è sempre esistito nella società italiana e penso di tutto il mondo. C'è cioè le droghe, il consumo di alcol e quant'altro. Possiamo far sì che ci siano delle politiche, infatti anche la stessa Polizia di Stato ha fatto delle lezioni nelle scuole attraverso i poliziotti di quartiere quando c'erano ovviamente, per cercare di dare anche un'istruzione dal punto di vista normativo ai nostri studenti, ai nostri ragazzi. Però comunque ci sono dei numeri che parlano chiaro, poi se vogliamo andare sul sociale e vedere di chi è la colpa, perché queste persone fanno questo, allora parliamone pure ma è un discorso infinito, diciamo che dobbiamo eh, attualizzare, contestualizzare quello che sta accadendo adesso ad Arezzo e cercare di porvi un freno con gli strumenti normativi che abbiamo che sono assolutamente insufficienti per quanto mi riguarda, perché se poi sì. i tossicodipendenti, appunto, gli spacciatori Vengono arrestati e ne arrestiamo tanti, e nel giro di 12 ore sono di nuovo sul territorio a spacciare, allora è chiaro che la nostra attività non serve assolutamente a niente. Si parla molto di, o oh, poi arrivo subito, eh, si parla molto anche in altre zone di mafia nigeriana. È un'espressione eccessiva e se ad Arezzo c'è la sensazione, il sentore che sia penetrata? Ma eh, guardi, io non, non, non lavoro in ambito investigativo, sì. quindi non posso. So eh, per certo, perché me l'hanno detto alcuni spacciatori con i quali mi sono rapportato eh, lavorando, che eh, ci sono alcuni segni identificativi di queste persone che vengono qui, alcuni tipi di tatuaggio che hanno, che hanno sul corpo e che identificano la loro appartenenza a determinati gruppi. C'è anche da domandarsi come sia possibile che eh, queste persone che devono sicuramente pagare quote che si aggirano intorno ai 2-3 mila euro per fare eh, questo, questo viaggio dal, dai loro paesi al nostro, come possono recuperare queste cifre? Cioè, è difficile penso per una persona che ha un reddito fisso recuperare questi soldi. Quindi... Dire che questi sono dei poveri disgraziati che vengono qui forse è una, una frase un po' avventata riguardo a determinate categorie di persone, perché appunto trovare questi soldi per venire qui è, è impossibile se non hai alle spalle un'organizzazione che te li dà, secondo me. Marco Pallucci, parto dalla fine perché questo tema invece è un tema sì, delicato, è un tema delicato che però è stato approfondito negli anni. Allora, le persone fanno un viaggio molto lungo, appunto per esempio dalla Nigeria. E spesso questo viaggio dura anni perché le persone lavorano in, in tutti i paesi in cui si spostano. Spesso sono anche vittime di organizzazioni che poi chiedono i soldi alla famiglia o al villaggio di appartenenza. Sono tutte storie documentate, raccontate e, e dimostrate. Quindi voglio dire, è abbastanza chiaro ormai purtroppo il triste e difficile percorso che fanno alcune di queste persone. Poi. Ci sono i criminali, sono ad Arezzo, sono in Nigeria, sono in Europa e quindi sicuramente tra le persone che arrivano ci sono dei criminali e delle persone che diventano criminali, questo è fuori discussione, questo è compito di tanti pezzi di società provare a trovare una soluzione. Una soluzione intanto è non abbandonare i luoghi, il Pionta è un luogo abbandonato sul quale dovremo fare tutti un lavoro, Saione che ha le sue risorse per fortuna, però è un luogo che questa amministrazione ha abbandonato, noi ci abbiamo aperto come Oxfam la nostra sede per provare a fare un lavoro, perché le persone tutte se vengono abbandonate e lasciate in condizioni di marginalità sono più propense a finire in situazioni di degrado, okay? noi dobbiamo impedire che questo accada, questo mi sembra che debba essere il punto. Poi se vogliamo farci solo propaganda ce la possiamo fare. Io non sono qui a difendere nessuno, ma sono qui a cercare di capire come si possa stare tutti insieme meglio. Okay? Non stare qualcuno meglio alle spese di altri o qualcuno ottenere posizioni di rendita alle spese di altri. La protezione umanitaria, e lo ribadisco, è stata abolita. Sono state istituiti alcune deroghe per casi speciali, che si chiamano casi speciali, per l'appunto, e sono molto limitate, sia nel tempo che negli effetti giuridici. E quando si parla delle persone in strada, che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti quelli che hanno avuto la protezione umanitaria e tutti quelli che hanno ora i casi speciali non potranno accedere agli SPRAR. Gli sparare che cosa sono? Sono quel, eh, quel pezzo di accoglienza che fa la formazione lavorativa, l'inserimento lavorativo, l'inserimento abitativo, cioè quel pezzo finale che dovrebbe consentire a queste persone di non andare in strada ma di inserirsi normal normalmente nella nostra società okay? e quindi di essere una risorsa e non un problema. Invece questo governo va a distruggere questo pezzo qua in modo tale che molte più persone siano non in condizioni di vivere in modo dignitoso e autonomo la propria vita e che possono diventare potenzialmente un problema. Questo è il tema di cui io cercavo di, come dire, poi se vogliamo dire che c'è ancora umanitario, diciamolo, pubblicità. Avanti. Eccoci tornati dalla casa dell'energia, allora vi troviamo l'osservatorio Demos che ha ascoltato un po' no? di, di riflessioni, saluto oltre a Filippo Monetti che abbiamo sentito all'inizio anche Franco De Santis. Allora, Franco, eh, che cosa ha percepito qui di questo dibattito? Ma il dibattito riflette bene quelle che sono le opinioni che si sentono spesso a livello nazionale. Per cui non credo di dover aggiungere la mia opinione personale. Diciamo per non allungare il discorso e perché la mia opinione personale conta come quella di tutti, ma sicuramente non è particolarmente originale. Io osservo questo, da cittadino di Saione porterei un dato di speranza e quando sento i bambini che si vedono di nazionalità o comunque di origine non italiana che parlano tra di loro di Italia, in italiano e anche quando sento famiglie di origine non italiana che parlano tra di loro in italiano. Ecco, questa è la speranza che contemporaneamente mi fa purtroppo arrivare alla conclusione che la scuola è attualmente l'unica forma di integrazione che esista, perché il resto non c'è, perché il resto non esiste in quanto, e qui vengo a due notazioni personali molto particolari se volete, tempo fa mi è capitato un libretto del comune di Johannesburg del 1964, ecco all'epoca c'era la polemica perché il Sudafrica era accusato di trattare male i cittadini di colore, eccetera, e allora loro, il comune di Johannesburg pubblica questo libretto dove l'unico bianco del libretto è l'addetto alle Affari non europei, cioè loro lo chiamavano così, addetto agli affari non europei, che voleva dire appunto quello che guardava i neri. Tutto il resto sono tutte belle pagine a colori dove si vede tanti neri molto felici, molto contenti, che vivono in quello che era l'apartheid, ovvero. La parte è una cosa ben diversa dal razzismo americano, dove il nero doveva scegliere il posto in autobus. La parte vuol dire che il bianco non può salire sull'autobus del nero e viceversa. Bene, a me ho l'impressione che qualche volta mi dà speranza questi bambini che parlano tra di loro in italiano, e quindi io sono convinto, dal cittadino contento di Saione, abito a Saione da oltre 30 anni, non sono un Resino. E credo Saione sia il quartiere più vitale di Arezzo, quello che sicuramente tra 10-15 anni avrà le migliori prospettive umane ed economiche. Sì. Filippo, eh, sottoscrivo quanto affermato dall'amico Franco De Santis e emerge da quello che ho sentito: il, non siamo al passo col cambiamento, ovvero il cambiamento avviene proprio nei bambini di origini. Eh, non diciamo, italiana, europea, estraeuropea e questa politica non segue questo cambiamento Vi eh. sentite sicuri a, Saione, a, viv a vivere a veloce, Ci veloce, sentiamo sì. almeno ognuno parla ah, per pensi, la propria eh. situazione diciamo che ci sentiamo sicuri quello che è sgradevole e qui torna un aspetto che è stato osservato quando si passa per via Isonzo e per la via Piave Piave, Piave a Piave dove si vedono questi neri che stanno lì a ossiare tutto il giorno, è chiaro qual è l'impressione. L'impressione ovviamente è quella: ah, guarda questi neri che stanno lì a non far nulla. Ecco, allora, possibile che, dico, questo non lo dico adesso per il governo attuale, che semmai ha aumentato il problema, ma il problema c'era anche prima. Va bene, è possibile che a un certo punto chi ha la facoltà di fare disposizioni, leggi, non so se a sede eh, regionale, comunale, nazionale, insomma, non si inventi un'attività. Attività, diciamo, di, di come questi si chiamano? Impegnati, sì, per tenerli impegnati perché ovviamente è un fatto. Giustamente, insomma, se i ragazzi stanno lì, e, insomma, non è che poi siano tutti delle, degli intellettuali che hanno studiato a Oslo se non fanno ovvio. dei discorsi. Diciamo, è evidente, economico. insomma, e la natura è quella, ma è normale <ride> che sia. Lo saranno anche quelli italiani. Se prendete dei bianchi, li mettete lì. E non fanno nulla la mattina e la sera. Ragazzi di vent'anni, io non credo che poi alla fine lo spettacolo sarebbe stato diverso. ecco, Beh. Quindi questo Grazie. è una nostra Grazie a... Sì, aggiungo in realtà la prima percezione rispetto a Saione eh, io porto due cani, quindi porto la sera mezzanotte luna e cani fuori, perché il tempo è quello che è. Eh, e Le poche volte sono stato aggredito, siccome sono anche infermiere, e eh, ne soccorre persone non straniere ma italiane. E ho rischiato anche, anche abbastanza. Ho rischiato, la ho, ho rischiato perché più volte mi è successo di rischiare con persone. Questa è una casistica. E la percezione è che se vado diciamo, a e vado a giro a piedi cani. Se passo a Giotto in macchina sera non vedo tante persone al giro, insomma se vado a Col Citrone non vedo tante persone al giro. Probabilmente c'è una mancanza di, diciamo, di visione di sviluppo futuro della nostra società e noi come Demos abbiamo intenzione proprio di tenere gli occhi aperti rispetto a questa mancanza e a cercare di sviluppare delle idee che siano sostenibili anche sulle relazioni personali, umanitarie, etniche, religiose e quant'altro. Grazie all'osservatorio Demos. Prima dell'ultimo rapido giro abbiamo visto due servizi diciamo, emblematici. Vediamo anche questo. E andiamo a, nella zona di Subbiano, la tua zona, dove c'è stato questo video no, che è girato molto sui social. Vediamo. È una settimana che in pratica sono, stanno colpendo pratica. Quindi. La preoccupazione c'è sicuramente. La frazione di Castelnuovo di Subiano in provincia di Arezzo è finita nuovamente nelle mire dei ladri. I cittadini, forse esasperati, ma soprattutto preoccupati, si sono così improvvisati. Detective con tanto di video pubblicato sui social network. Nei giorni scorsi nella frazione si è infatti registrata una lunga scia di furti, tra tentati e consumati. In un caso, addirittura in una sola settimana, un'abitazione è stata visitata per ben due volte. Hanno rubato questa signora in questa casa lì di fronte, poi si sono fatti un altro paio di appartamenti, sempre qua dietro, e su nella collinetta. In pochissimi giorni? Questo nel giro di una settimana.

so che da quello che ho sentito dire hanno preso oggetti in oro qualche soldo insomma resta così adesso la paura e su Facebook ha fatto la sua apparizione questo video si tratta di immagini immortalate da una telecamera di videosorveglianza privata nella quale si notano tre persone che si aggirano con fare sospetto tra le abitazioni in quelle ore non sarebbe però stato messo a segno alcun furto ma potrebbe comunque trattarsi di un sopralluogo sì, si fa quello impossibile. C'è ovviamente massima cautela da parte degli inquirenti, il video è comunque a disposizione dei carabinieri che stanno portando avanti le indagini. Mi piace che chi fa parte delle forze dell'ordine dovrebbe combattere dai dai. anche la ricettazione e che, che poi la conseguenza di chi, di chi ruba, perché chiaramente se non ci fosse chi ricetta rubare diventerebbe. si può rubare generi alimentari, l'abbigliamento, ma poi... Che si indossa, ma se non c'è chi te lo ricetta sarebbe impossibile. Quindi io non ho detto che ci sono i furti negli appartamenti perché ci sono gli orafi che si prestano a fondere l'oro e metterlo eh, nel mercato facendolo rimanere o nero o facendolo diventare anche legale. Ho detto una cosa completamente diversa, che si guarda con molto disvalore e si strumentalizza. Il delinquente che va a rubare nell'appartamento non si guarda con lo stesso disvalore il personaggio, chi sia sia imprenditore non imprenditore, che ricetta, che fonde quel metallo e lo rimette nel commercio, anzi molto spesso eh, ho la sensazione che si, si tenda quasi a, a, a non guardarli con lo stesso disvalore. Per quanto riguarda e queste vicende anche di, 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 di queste, queste immagini ripresa a Subiano di questi furti a Subbiano io stesso sono stato oggetto di eh, un'attenzione particolare quella stessa sera da parte dei carabinieri. Che vi, vi posso garantire che, ripeto, loro facevano il suo lavoro. Io non è che voglio accusare nessuno, ma io mi sono ero fermo, con, stavo andando a prendere il mio nipote. Lui è uscito dalla, da questa casa dove era a ripetizione a 14 anni, è entrato in macchina, io non lo so improvvisamente, è arrivato eh, tre macchine dei carabinieri e con un fare non aggressivo di più, io, uno mi ha aperto lo sportello, mi tirava fuori, l'altro ha aperto di dietro, voleva guardare la spesa, io avevo la spesa, non si capiva che stava succedendo e sinceramente, ripeto, io non, non è che... Non mi pi non è piaciuto e credo che non sia questo il modo di combattere questo, assolutamente questo fenomeno perché far vedere tutta questa polizia dopo una serie di furti che gira potrà servire a dare un po' di sicurezza. Ma ripeto, io credo che sia molto, sarebbe molto importante che le forze di polizia combattessero il crimine sempre. E quindi, mi riferisco. Eh, anche le battute precedenti insomma anche flussi d'oro nero che ci sono se non ci fossero sicuramente ci sarebbe meno crimine in generale e, e quindi la prevenzione perché io ho, ho la sensazione eh, ci sono dei fatti che ce, lo, che ce lo dicono chiaramente che quando le forze di polizia vogliono colpire veramente questi fenomeni li colpiscono vedi la vicenda di Roma il ragazzo che è rimasto, che è rimasto nella sedia a rotelle quel notatore io mi sono stupito di sentir dire più di due volte alla televisione non so se è vero o no che in conseguenza della pressione che hanno fatto le forze di polizia questi si sono immediatamente costituiti allora io mi chiedo fate la sempre sta forza da tutte le parti e mettiamoli in galera questa gente e liberiamo allora, finalmente dal terrore sì. tutta la popolazione volevo chiedere ad Antonio Gibelli poi se vuole rispondere Problema sul um, il cambio. No? Abbiamo avuto dei cambi ai vertici. C'è cioè il nuovo questore è arrivato anche ancora prima il, il nuovo prefetto. Dal vostro punto di vista interno, qualche problema diciamo che avevate annunciato <coughs> in passato come sap è in via di risoluzione o si è risolto? Ma assolutamente no. Diciamo che il nuovo questore ha dichiarato di, che si sarebbe impegnato e già ne ha data dimostrazione a ridurre i servizi di ordine pubblico che erano, erano molto prediletti dal, questore, dal suo predecessore. Per quanto riguarda il prefetto, noi ancora siamo in attesa di una sua risposta in seguito a un'istanza che è stata fatta ormai da più di un anno, nella quale abbiamo chiesto semplicemente un suo impegno personale nella riduzione di eh, servizi assolutamente inutili come ad esempio la vigilanza alla prefettura che potrebbe benissimo essere sostituita da un servizio di remotizzazione, di vigilanza con telecamere. Un impegno personale che chiaramente fornirebbe, eh, diciamo la, darebbe la possibilità di eh, trovare risorse umane molto più proficuamente in, impiegabili in altri settori, vedasi la prevenzione. Per quanto riguarda poi l'osservazione dell'avvocato, se non sbaglio, sì. l'attenzione posta dalle, dalle forze dell'ordine, dalla Polizia di Stato, in modo particolare ai reati, è, è uguale per tutti i tipi di reati, anche, non fosse altro che per un principio di carattere giuridico. Poi, per quanto riguarda la pressione a Roma, innanzitutto stiamo confondendo una città come Roma con Arezzo. Ad Arezzo non ci sono le risorse per premere, come dice l'avvocato, cioè, e poi non, le, le, le cose non si risolvono: i problemi, i reati non si scoprono con le pressioni, si scoprono con le indagini o con l'attività di prevenzione in alcuni casi, quando ci va bene. Quindi, eh, come ho detto prima, eh, risorse umane assolutamente scarse per quanto riguarda il settore investigativo qui ad Arezzo. Quindi quando si provvederà in questo senso, purtroppo è un fenomeno di carattere nazionale al quale difficilmente si porrà rimedio a breve termine. Io vi ringrazio di questo dibattito, volevi dire qualcosa? Di velocissimo? Eh? volevo rispondere un attimino lì a Paolucci, Sempre innanzitutto eh, volevo ricordare che naturalmente... Mh, mh, L'arrivo di queste persone viene dato da una falsa speranza in questo Paese prima di tutto, ma poi soprattutto quello che diciamo da anni è quello di aiutarli a casa loro, questa diciamo, è l'unica soluzione possibile praticarla. Vorrei ricordare che chi arriva qui, ha visto che c'è stato un esponente di Demos che ha detto dice mettiamoli a fare qualcosa, bisogna vedere se hanno voglia di fare qualcosa o se guadagnano di più tramite lo spaccio. Basta ricordare l'intervento naturalmente che è stato fatto dai carabinieri tempo fa alcuni mesi fa, dove, dove in Via Romana sono state arrestate 12 persone tutte quante sotto protezione 12 persone che tutta la collettività manteneva, questo tanto per dirle un pochino la situazione, perché troppo buonismo fa male, a me mi piacciono i buoni, ma non i buonisti Allora, velocissimo Marco Palucci. Sì eh... Purtroppo il Comune di Arezzo è stato sollecitato molte volte per lavorare su attività appunto di volontariato, di interazione con i credenti asilo in passato e ha sempre dichiarato di essere molto poco interessato, salvo poi rivedere alcune posizioni, ma insomma niente è stato fatto o quasi niente per volontà politica. Quindi su questo c'è poco, poco da dire. De, devo dire invece che in questo clima di, di, di odio di, e di ignoranza anche imperante, qualche breccia per fortuna c'è. Eh, abbiamo fatto un incontro pochi giorni fa eh, proprio sui temi del decreto sicurezza, c'erano tantissime persone e, e stiamo organizzando tra l'altro un, un pullman per partecipare a un corteo che sarà il 2 marzo a Milano, che si chiama People, prima le persone che cerca di rimettere un po' al centro l'umanità e il buon senso rispetto a questa situazione che mi pare assolutamente triste. Grazie a tutti e alla prossima settimana. Buonasera. Buonasera. Buonasera.